Buongiorno e benvenuti a questa nuova lezione di italiano qui su Verbling. Verbling è la scuola online di lingue e offre lezioni in cinque lingue diverse: italiano, francese, russo, spagnolo e ovviamente inglese. Questa è una lezione di italiano per principianti base e per principianti, e in questa lezione di vocabolario andremo a studiare alcune parole sulla personalità, sulle persone, e andremo a conoscere, a imparare ad apprendere nuove parole per poterci descrivere, per poter descrivere la nostra personalità e per poter conoscere anche nuove persone. Per poter partecipare a questa classe avete bisogno di un biglietto. Un biglietto costa 3 dollari o potete anche acquistare una premium membership, e una premium membership costa soltanto 45 dollari, e con il coupon pizza pasta potrete avere uno sconto del 20% sul primo mese. Quindi una buona offerta. E con una premium membership avrete la possibilità di partecipare a lezioni in 5 lingue diverse. È molto molto vantaggiosa. In today's class we are going to learn vocabulary about personality and about description. We will learn how to describe ourselves and also other people's personalities and so on. This is a vocabulary class and it is the first of a series of 5 classes all about personality description. So you will definitely benefit from this class. And this is the right time to join the class so we can begin together, and I will screen share the material we are going to use. It's very clear and very useful. So, if you want to join this class, this is the right time. And in this class, we will talk about personality in Italian and we will learn new vocabulary. This is the first of a series of 5 classes. And today, we are going to learn basic vocabulary about personality. Adjectives, and we will also practice everything with a conversation and with a writing task. So you are all welcome to join this class.
Questa è una classe per principianti base e per principianti di italiano. In questa lezione andremo a vedere alcuni vocaboli di uso abituale sulle personalità e sui sentimenti e andremo a studiare, a leggere un testo, a vedere altri vocaboli. E alcuni aggettivi. Questa è la prima di una serie di 5 classi sul tema personalità e sentimenti. Quindi siete tutti invitati a partecipare a questa lezione, come Dennis ha appena fatto. Come Dennis ha appena fatto. Ciao Dennis. Dennis, mi puoi Ciao, sentire? ciao Can you Edgar. hear me? Yes, can you hear me okay? Dennis, Can you let's hear me? see if we can. Just a second, Dennis. I have a small problem. Okay. Can you hear me, Dennis? Yes. And do you hear an echo? No. Okay, because I'm without headphones, but they are charging. I have Bluetooth headphones. Ok, molto bene. Come stai, Dennis? Sto bene, grazie. Molto bene. E che cosa hai fatto oggi? Che cosa? What? Hai fatto oggi? Che cosa? How can I say day off? No, hai avuto un giorno di pausa? Giorno di pausa. Un giorno libero, un giorno libero. Un giorno libero. So io ho avuto, how can I say, ho avuto un giorno Ho libero, avuto. giorno di pausa, non ho lavorato oggi. Molto bene. E che cosa hai fatto? Hai studiato su Verblin? Ho studiato su Verblin, o how can I say met people? Contratto. Incontrato. Chi ha incontrato? Ho incontrato con miei amici, amici, Ho amici. incontrato i miei amici. Miei amici, i miei amici, ok. Molto bene. E, le mie cuffie sono un po' impazzite. Dennis, oggi studieremo un po' di vocabolario sulla personalità. Questa è la prima di una serie di 5 classi, questa è la prima, sulla personalità e i sentimenti. Leggeremo un testo adesso e faremo un esercizio. Puoi vedere il mio schermo? Sì.
Molto bene. Partiamo da A. Buongiorno, però. Buongiorno, però, Kabir. È arrivata a scuola e ha visto Simona che scherzava con Marco, un collega. Kabir, gelosissimo, ha pensato subito che Simona lì stava facendo le corna con Marco. Simona naturalmente ha detto che non era vero, ma Kabir non le ha creduto. Kabir e Simona hanno cominciato a litigare come cane e gatto ogni giorno. Così alla fine hanno deciso di lasciarsi. Lasciarsi. Vediamo un po' il vocabolario. Stava facendo le corna. Questa è un'espressione. Fare le corna è un'espressione per dire tradire. Per dire tradire. Sai che cosa vuol dire tradire, Dennis? Cosa significa tradire? Ad esempio, se un ragazzo sta con una ragazza, stanno insieme, si vogliono bene, e questo ragazzo però, quindi se Marco sta con Luisa, ma Marco va anche con Francesca e Luisa non sa questo, quindi se Marco ogni tanto Marco vede Francesca, ma vede anche Luisa, Marco tradisce Luisa perché va con Francesca. E un altro modo per dire tradire una persona, tradire una persona, è anche fare le corna. Fare le corna vuol dire fare così, ma se facciamo le corna vuol dire che tradiamo una persona. Infatti si dice anche cornuto. Cornuto. Ok, cornuto è un po' informale come termine, però si dice cornuto. Ok. Ok, quindi un giorno Kabir è arrivato a scuola. Arrivare, ti ricordi il verbo arrivare? Arrivare, to arrive. Dennis, sei lì? No. Ok, Dennis, quando vuoi puoi tornare. E nel frattempo, se altre persone vogliono partecipare a questa lezione, possono farlo. E, la lezione è appena iniziata e oggi impareremo alcuni nuovi termini e parole sulla personalità e sui sentimenti. This is a good vocabulary and expressions class as well. We are going to learn new vocabulary about personality and we will see them in context. So this will be a very good class. So you are all welcome to join. Siete tutti i benvenuti a partecipare a questa lezione.
Ciao Dennis, ci sei? Ciao. Ok. Arrivare, ti ricordi il verbo arrivare? Can you remember it? Tradire. No, no, arrivare. Dennis, non ti sento molto bene. Puoi alzare il volume del microfono? Can you... Yeah. It's better, yeah? Arrivare, arrive. Perfetto. Quindi, Kabir è arrivato a scuola e ha visto... Hai visto? Che scherzava con Marco. Scherzava. Scherzare significa to joke. Scherzare con qualcuno. Con Marco, un collega, Kabir. Gelosissimo. Jealous. Geloso, gelosissimo. Molto geloso, molto geloso. Il superlative. Ha pensato subito se Simone gli stava facendo le corna. Ok, stava facendo le corna. Ok, I think I understand it, yeah. E Simona ha detto che non era vero. Quindi Simona dice che non è vero. Ma Kabir non le crede. To believe someone. E Kabir e Simona hanno cominciato. Ti ricordi cominciare? C'ero. Cominciare, to begin, to start. A litigare? Litigare? Senticare come cane gatte. Ok, è un'espressione. Litigare. Cosa significa litigare? I don't know, litigare o lei. Se due persone litigano, vuol dire che non vanno d'accordo. Like to connect? No. To bond? È l'opposto. Se litigano, dicono brutte cose. Ad esempio, molte coppie litigano e poi si divorziano. So it's argue? To argue. Yeah, I thought about it. Like a dog and what else? Kane? And cats. Dog and cats. Yeah, I don't know if you say that in Italian. Litigare come cane e gatto. Perché i cani, i gatti non vanno d'accordo insieme. Non sono amici cani e gatti, ok? Ok. Ogni giorno, every day. Sì, so di lasciarsi, lasciarsi. Molte persone To divorce, to
just to separate. Right. La chance. Ok, ok, molto bene. Mm-hmm. Continuiamo. Can I read it, this part one more time? Sure, sure. Please. Un giorno però Kabir è arrivato a scuola e ha visto Simone che scherzava con Marco, un collega. Kabir, gelosissimo, ha pensato subito che Simone gli stava facendo la corna con Marco. Simone naturalmente ha detto che non era vera, ma Kabir non le ha creduto. Kabir e Simone hanno cominciato a litigare come cane e gatto ogni giorno, così alla fine hanno deciso di lasciarsi. Mm-hmm. Okay. Ok, molto bene. B. Kabir non aveva ancora un lavoro, ma per Simone questo non era un problema. Insomma, erano proprio due cuori e una capanna. Ogni giorno Kabir veniva a scuola durante la pausa pranzo e andavano a mangiare un panino. It's a bread, yeah? Yes, with something inside. Panino insieme. Tu banda come due piccioncini. Okay, I didn't hear this expression for ages. Me too. Kabir non aveva ancora un lavoro, ok? Ah, quindi non ha un lavoro. Kabir non ha un lavoro, non aveva al passato. This is another past. Ma per Simona questo non è un problema. Problema? Problem? That's easy. Yeah, Cosa vuol dire la frase Kabir non ha un lavoro, ma per Simona questo non è un problema? Questo, per Simona questo, it was not a problem for Simona? To her, yeah. Is this right? Yes, but what was not a problem? Kabir non aveva ancora un lavoro? So translate everything. Kabir didn't work. Mm-hmm. Not didn't. Didn't still work. Didn't appear. Yeah. But it was not a problem for Simona. Okay. Erano proprio, sono proprio due cuori e una capanna. Insomma, what is it? Insomma. Ma insomma means like after all. Insomma, erano proprio due cuori e una capanna. Ti faccio vedere un'immagine, che così capisci. Cuore e
significa heart. Uh-huh. Capanna. I don't know. I will show you. So due cuori e una capanna significa che vivono sotto lo stesso tetto insieme. Mm-hmm. E una capanna è qualcosa del genere. Ok, questa è una capanna. Mm-hmm. Ok. Mm-hmm. Quindi due cuori e una capanna, you know, it means they are in love, but they don't have so many money, so much money, you know. So, due cuori e una capanna, so the only thing they have is... Yeah, together with a very small house. Like, yes, not like even with cabin. An house, you know. That's... We have the similar expression, quite similar. Perfetto, molto bene. Ok. Sono proprio. Proprio, in this case. Erano proprio. In this case, just. And let me see if I can search for a better translation. Exactly. Mm-hmm. Precisely. It's an adverb. Erano, it's a past. The past they... of to be. Mm-hmm. Loro erano. Mm-hmm. So they were, yeah? They were kind of a very good couple like this. Mm-hmm. Mm-hmm. Ogni giorno veniva a scuola durante posso? Pranzo? Pranzo? Pranzo. Can you remember? We saw that. In what context? Oh, a lot of time. Ad esempio, a pranzo mangio un piatto di pasta. Pranzo. Cioè la colazione, il pranzo e la cena. Il pranzo è a metà giornata, è alle 12. I don't understand. No, I don't know this word. You know. Pranzo, I can't remember. La mattina, quando ti svegli, fai colazione. Colazione, breakfast, è alle 8, poi ci sono le 9, le 10, le 11, le 12 e le 13. Alle 13 c'è il pranzo ed è il pasto a metà giornata. Poi c'è le 14, 15, fino alle 20, e alle 20 c'è la cena. A pranzo in Italia si mangia la pasta, il tiramisù. I know, il tiramisù, I know. Pasta, you know, also. Spaghetti. That is lunch. We saw it at Danis, I'm sure. No. Of course we saw that. Yeah, maybe I just I can't remember it. I'm not sure. Okay, France. Okay. Lunch. Yeah. Okay, molto bene.
Andiamo avanti. Quindi la pausa pranzo, che cos'è? Just a break for the lunch. Esatto. E andavano a mangiare un panino insieme. Un panino insieme. Panino, bread, it's like a sweet bread, like this, like a bakery. Yes. You know, you would. It is not really sweet. You mean something like, you know, in McDonald's. Andavano a mangiare. Un panino con il prosciutto, con il salame. Ah, okay, like a sandwich. Just mean bread. Panino is bread. Pane and pane, bread. Means, you know, the... I will show you a picture. No, I get it. I got it. Got it. Yeah. But you got it. So, okay. But panino, if I say panino, I also mean something like that, okay? Just without nothing. But most of the time you would mean, you know, something with something inside, you know. Okay. Tubando come due piccioncini. I piccioni tubano, è il verso che fanno. Like, I don't know, but you know, this is the verse, you know, the piccioni, it's like birds, like very highly birds. I will show you. Questo è un piccione. Okay, pigeon. Piccioncini. This is exactly the meaning. You know, piccioncini innamorati. Okay, got it, yeah. They have Tubando the same, yeah. It's the sound they make, you know. I don't know how to say that, but... Yeah, Do you have the same in Russian? yeah. Okay, very cool, very cool. Okay. Vuoi rileggerlo? Would you like to read it again? Okay. Kabir non aveva ancora un lavoro, ma per Simone questo non era un problema. Insomma, erano proprio due cuori e una capanna. Ogni giorno Kabir veniva a scuola durante la pausa pranzo e andavano a mangiare un panino insieme, tubando come due piccioncini. Very good, molto bene. Dennis, puoi leggere anche la C? Qualche anno fa, durante una lezione, Simone ha visto l'uomo più bello della sua vita. Kabir, un suo studente indiano. È stato subito amore per tutti e due, un vero e proprio colpo di fulmine. Fulmine. Molto bene. Ok, qualche anno fa, do you understand it? Um,
Yeah, I think maybe. I'm not sure. Like, I know after. Not after. Not after. I don't know, how can I say it in English? Qualche, some, you know, a few, so I would say some years ago, qualche anno fa. Yeah, like... Once upon a time. I know, that's something else. Like some years past, like this, yeah? Fa, like 2 anni fa, un mese fa, Dennis, hai iniziato a studiare italiano 2 settimane fa. Qualche anno fa. Durante una lezione, Simona ha visto l'uomo più bello della sua vita. What does it mean? I'm not sure. L'uomo più bello della sua vita. The most beautiful person. She ever seen, you know, della sua vita. In her life. Kabir, un suo studente indiano. Un suo studente indiano. Okay, it's. E chiamo indiano vuol dire Indian. Molto bene. È stato subito, I don't know, amore per tutte e due. Non capisco. Ok, subito. Subito. Subito significa immediately, right away. Immediatamente. E per tutti e due. Subito, amore. Per tutti e due. Per entrambi. Entrambi, for both of them. Per tutti e due, it's like just a common expression, per tutti e due. Yes, we would say that, per tutti e due, per tutti e tre, per tutti e quattro, per tutti e cinque. Ah. Very simple. Like with each other, like, okay. Like, to, okay, per tutti e due, un vero e proprio colpo di fulmine. Colpo di fulmine? Fulmine. Ah, io qui di testa. È proprio... colpo, not a couple? No. I will show you. Okay, I'm back. I don't know what happened. Questo è un fulmine. È un colpo di fulmine, e quando ti innamori di un'altra persona improvvisamente. Can you hear me? Yeah.
So questo è un colpo di fulmine. Is it clear the meaning? Like, Yeah. that you fall in love for a person at the first sight, you know? Yeah. Molto bene. So it's like calpere, colpire. Colpo, sì. Un colpo No, I mean è il verb. nome, e colpire il verbo. Colpire, colpire. Colpire, colpo. Qualcosa del genere. Colpire con fulmine. Col, un, film, un, nome, un fulmine colpisce, un colpo di fulmine. All'improvviso. This is because you can't Colpo fully. di It's suddenly you see that and suddenly it happened, you know. fortuna. Can I say? Oh, also, molto bene. Colpo di fulmine, colpo di fortuna. Molto bene, molto bene. Ok. Would you like to read it again? Qualche anno fa, durante una lezione, Simone ha visto l'uomo più bello della sua vita. Kabir è suo studente. Dennis? I can't hear you, Dennis. Non posso sentirti. Dennis, can you hear me? Dennis? Dennis, can you hear me? Sì, Okay. it was my turn to Sorry? finish. No, I'm here. Okay, molto bene. Okay, and diciamo la D. Kabir ha trovato una camera in centro e Simona, con il cuore infranto, ha deciso di dimenticarlo così per
consolarsi è andata in discoteca con le amiche ad abortare un altro uomo. Peccato, con Kabir aveva davvero sperato di aver trovato l'uomo della sua vita, il principe azzurro. Molto bene, abbordare. It's a nice word, it's a nice word. Oh. Ok, ha trovato una camera in centro. Cosa vuol dire? Ha trovato find. Ok. Una camera in centro. Camera, just a room, an apartment. A room in an apartment, but just a room. Sono in centro, I don't know, what does it mean here, una camera in centro. Ok, in centro vuol dire, downtown. Oh, centro di città? Esatto. Oh, listen, ok. E chiamo Simona con il cuore infranto. It's like she was very angry. She was very sad, you know. Very not sad. Really angry. Con il cuore infranto. I will show you a picture. Questo è un cuore infranto, ok? Like infrantare, to frantumi. Frantumi. Se butto questo bicchiere così e va per terra, si rompe in frantumi. Ok. Molti piccoli pezzi. I'm proud of you. You know, you're learning a lot of things. It's very interesting. It's very interesting not to use dictionary. Just try to guess. From pictures or description. Yeah, just for the conversation. Sì, and it also helps, they say that in when you prepare for the accent, that it helps for remembering the words, you know? Because you can think of a picture or of a situation, something, you know, you can link the word with a concept. Yeah, I agree. Ok, molto bene. Ha deciso di dimenticarlo. Cosa vuol dire dimenticare? Cosa vuol dire dimenticare una persona? Maybe to so to leave. Quello è lasciare. Lasciare means to leave, ma dimenticare cosa succede dopo una relazione? What after they broke up? What does it happen? To leave this person, he decided to leave him. Dimenticare. Vuol dire anche un'altra cosa. Molti studenti dimenticano le parole. Io dimentico le parole. To forget. Molto bene. Ok. So she decided to forget him.
ho dimenticato le parole. Mm-hmm. Ho dimenticato come si dice casa. Ho dimenticato una parola. Mm-hmm. Ho dimenticato le chiavi. Mm-hmm. Ho dimenticato il portafoglio. Mm-hmm. Mm-hmm. Just one sec, sorry, one sec. Mm-hmm. Okay. Okay. Mm-hmm. Così per consolarsi è andata in discoteca. Consolare o il primo consolare, il secondo consolarsi è riflessivo, ok? Consolare se stessi. So the second one is reflexive. Mm-hmm. Mm-hmm. E consolare. Quando piangi, gli amici possono consolarti. Okay. How do you say that in Russian? In Russian? Mm-hmm, mm-hmm. Do you understand Russian? No, no, you could say everything, but it's also another thing. If you can think of that word in Russian, then it means you really understood, you know? In Russian, it's утешать. Okay, you could have said everything like you are stupid and I wouldn't have understood. Okay. È andata in discoteca con le amiche. Cosa significa andata in discoteca con le amiche? Con le amiche, with friends, with a friend. Uh-huh. Ad abordare. Si può abordare un altro uomo. Si può abbordare un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna. I will show you the picture because the concept is somehow interesting. Abordare, it is a generic word. I'm afraid of the picture where No, yes, like a sheep. Yes, that, you know. E abordare una ragazza. Yeah, I understand. Just I don't know how to say it in English. Maybe the same word, I guess. Mm-hmm. You know, there is even an application, frasi, per abordare. Mm-hmm. Sentence, you should say. Okay. It's a common expression, abordare. Come on, Italian. It's not a very polite one. I wouldn't use. But you... Look, it has a slightly bad meaning. But it's a very Italian. Very Italian. But, you know, I'm... If you would say to a girl, like, ti ho approcciato, it's the most polite word, approcciare. That means the same thing. Mm-hmm. Ma abordare, it's a bit more... You wouldn't say to a woman, you know, you wouldn't say, ti ho abordato. You say, oh, I'm not a bitch, you know, she would answer something like that. Okay, approcciare è un termine un po' più elevato. But as an informal language, you can use also force, with the force,
like this, e abbordare con, che ne sei, with the force, with the power, force power, abbordare con. Abbordare qualcuno, no, abbordare qualcuno con quello che vuoi. Ok, Dennis, I have another class and it is always this topic. So if you want to join, you can join. For now, grazie mille per aver Grazie. partecipato e ciao ciao. Grazie, ciao. Grazie mille, Dennis. Ciao ciao.